L'artista esistenzialista, buona serata a tutti, un pensiero poetico della nottata, quindi come accompagnamento, come accomunanza, condivisione per quanto riguarda la vostra piacevole, lo spero, nottata. Una relazione tossica distrugge lentamente l'amor sincero. Se non mi ami veramente, non condividere con me il medesimo sentiero. Cosa vuol dire tutto ciò? È un pensiero che magari balena per la testa, vale per ognuno di noi. Tutto quello che sono le persone che ci trattano male, non ci comprendono, desiderano che amiamo come dicono gli altri. Io credo che non ci sia un modo di amare, un modo per amare. Esiste, io sono così, ti voglio bene in questo modo qua, ti stimo, ti rispetto, ti voglio bene. Mi diciamo impegno tutti i giorni a volerti bene, a stare con te, ma ripeto, non c'è un modus vivendi per quanto riguarda l'amore, ma se l'amore non abbia degli archetipi di riferimento specifici o quant'altro, si vuole bene, si ama e non si sceglie tra le altre cose neanche di amare, si ama e basta. Non è che la mattina ci alziamo e ci innamoriamo di una persona, non credo sia così, penso che fondamentalmente bisogna sempre essere se stessi e quando poi capita, è capitato, nel senso che non si può non farlo capitare. Fondamentalmente io credo che non si può provare a fare, ma si è. Quindi noi percepiamo certe sensazioni sottili e lì magari i feromoni, lo sguardo. Non lo so, una bellezza estetica, un profumo, uno sguardo, un bacio, una comunanza, un pensiero reciproco, fate voi, scatta qualche cosa. Quindi, però dicevo, in riferimento al mio pensiero poetico, quella che è una relazione tossica, cioè una compagna, una moglie, quello che volete, una fidanzata che poi vive in un modo differente da voi, nel senso di pretende sempre di fare le stesse cose, chiede a voi poco o nulla di come vivete, non vi lascia vivere la vostra vita, non vi lascia uno spazio autogestito, cioè io le vedo relazioni tossiche, perché comunque poi ci avvelena il sangue l'esistenza e chiaramente non hanno un futuro. Quindi credo che fondamentalmente distruggano, disgreghino, tendenzialmente tendono a farlo quantomeno. Quello che è un amore verace, quello che è un amore, diciamo, regale, l'amore del profondo del nostro cuore, quello che è un amore sentito tra le altre cose, quindi realistico, veritiero e quant'altro. Quindi se non c'è una lunghezza d'onda non si può seguire lo stesso tipo di sentiero. Perché? Perché è una storia casuale che può durare 6, 9 mesi o giù di lì, ma non c'è una accomunanza di intenti, non c'è un percorso insieme, quindi fondamentalmente non c'è nulla che possa far pensare o ben sperare per il proseguo futuro. L'artista esistenzialista, buona serata a tutti.